Un viaggio attraverso i piatti e vini tipici delle regioni d'Italia è quello che propone lo staff degli chef stellati che cucineranno alle Pré Catelan, un edificio storico nel cuore del Bois de Boulogne a Parigi, ribattezzato Casa Italia, per accogliere i nostri atleti e i loro ospiti durante i Giochi Olimpici che sono stati inaugurati ieri nella capitale francese. Tra le 29 aziende vitivinicole italiane che sono state selezionate per la partecipazione c'è quella di Paolo Bosoni di Ortonovo, unica a rappresentare la Liguria. E quale dei vostri vini è stato selezionato per questo appuntamento? È stato selezionato il nostro Vermentino Etichetta Nera 2023, selezionato appunto da un team di esperti per costituire questa carta dei vini. Selezionando esclusivamente 32 vini da tutta Italia per la Hospitality House di Casa Italia, curata dallo chef Davide Oldani. La selezione è stata fatta per costituire una carta di 32 vini, e le aziende selezionate sono 29 e per noi è veramente un onore poter rappresentare la Liguria in questo contesto attraverso il nostro Vermentino. È un importantissimo traguardo, onestamente premia gli sforzi, i sacrifici, che non è uno sforzo, chi ama questo lavoro, che lo fa con passione, è vero che è faticoso ma è un divertimento. Oggi poter partecipare, essere insieme alle aziende che sono invitate a questa manifestazione delle Olimpiadi, è per me, poi alla mia età di 80 anni, un'enorme soddisfazione, e vedere il figlio che si impegna ancora di più. Penso che quello che mi ha insegnato mio padre, io lo sto insegnando a lui, lo sta portando avanti con amore e passione. Rappresentare la Liguria a Parigi significa rappresentare un po' tutti i viticoltori di questa zona. Senza dubbio, la Liguria per molto tempo è stata un po', non è stata conosciuta, apprezzata per i nostri vini. Ultimamente la Liguria ha fatto passi da gigante, non ha niente da temere dalle più grosse regioni vocate all'agricoltura. Nella storia la Liguria è sempre stata rinomata da Plinio il Vecchio, quindi è il momento giusto di rilanciarla e di rilanciare nel mondo il vino.